Nel primo episodio di questa nuova serie, che tra l'altro vi è piaciuta tantissimo e quindi vi ringrazio per questo, vi ho parlato del Bologna di Francesco, che in realtà è quello di oggi, il Bologna era di Paolo. Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale dopo questo inizio poco sobrio. Benvenuti all'interno di questa nuova puntata, di questo nuovo episodio del Vi racconto le vostre carriere. Per l'appunto, come vi dicevo qualche istante fa, il secondo episodio, il primo vi è piaciuto davvero tanto e quindi vi ringrazio, si parlava del Bologna di Paolo. Ovviamente non vi dico nulla, ma vi lascio il video qui sopra nelle schede, quindi vi suggerisco di andarvelo a vedere. Usciamo dall'Italia, usciamo dalla Serie A, entriamo in Inghilterra e, come avete letto dal titolo, andiamo in Premier League. In una piazza storica, una squadra affascinante per la tradizione, esattamente all'ombra del St. James Park. Mettetevi comodi, perché vi racconto il Newcastle di Francesco. Nella stagione appena trascorsa, vale a dire il 2018-2019, il Newcastle di Rafa Benitez aveva chiuso nella parte destra della classifica, non in zona retrocessione ma neanche in zona europea. E quindi l'operato del tecnico campione d'Europa con il Liverpool nel 2005 non ha particolarmente convinto la società, che ha deciso di virare, in particolar modo su un tecnico italiano brillante, il nostro Francesco, che arriva e decide subito di fare un mercato non troppo dispendioso da un punto di vista di budget, ma minimo e soprattutto mirato. Arrivano Alexander Nübel dallo Schalke 04 e Richarlison dall'Everton, che diventano rispettivamente portiere e attaccante titolare del club. In uscita invece la squadra si muove poco, parte un solo giocatore che comunque rappresenta un bottino interessante dal punto di vista economico, perché per 16 milioni e mezzo viene ceduto Leyun. Ora è tempo di scendere in campo e, come sapete, in Inghilterra si gioca molto, perché il Newcastle in questa stagione, pur non avendo competizioni europee, sarà impegnato su tre fronti: Premier League, Carabao Cup che comincerà a settembre ed FA Cup che comincerà a gennaio. In campionato si parte con un pareggio contro l'Arsenal, che arriva proprio in casa al St. James Park, ma è uno 0-0 che convince, perché il Newcastle gioca bene. Tant'è vero che la domenica successiva si riconferma, vincendo in trasferta per 3-0. 4 punti in 2 partite. E adesso, alla terza giornata, arriva il primo nodo cruciale della stagione. Si va a White Hart Lane, ospiti del Tottenham. E si parte benissimo. Il Newcastle va avanti 2-0, segnando un gol nel primo tempo e un gol nella ripresa. Gara che sembra chiusa, ma non è così. Prima il gol del 2-1, poi il gol del 2-2. Primo stop stagionale per la squadra di Francesco, primo pareggio e prima rimonta subita. In questi casi è importante non abbattersi, ripartire subito, ed è quello che fa il Newcastle, ispirandosi proprio al Tottenham, nel senso che la domenica successiva contro il Watford va sotto per 1-0 in casa e poi ne fa 4, finisce 4-1. Morale che servirà, perché la domenica successiva, alla quinta giornata, si va a giocare in casa del Liverpool. Liverpool che nella realtà sta stradominando la Premier League, quest'anno presumibilmente alzerà finalmente la coppa che sogna da tempo. Liverpool che però in questo FIFA veniva dalla grande beffa della passata stagione, i quasi 100 punti, comunque meno della City di Guardiola che aveva vinto lo scudetto. Un Liverpool che non comincia bene questa stagione su FIFA e che infatti clamorosamente, almeno per come siamo abituati noi, perde in casa 1-0 contro il Newcastle con una beffa che arriva all'89esimo, quando segna Richarlison, che giocherà una stagione straordinaria, preparatevi perché alla fine chiuderà da capocannoniere. Però 1-0 che fa felicissimo il nostro Francesco, perché è la prima vittoria pesante della stagione, una beffa a Liverpool dopo quella subita dal Tottenham, e quindi si è rimessa un po' in pari la situazione. Vittoria alla quale il Newcastle riesce a dare continuità, perché batte il Fulham nel terzo turno di Carabao Cup e batte anche il Brighton la domenica successiva. Adesso è il momento di volare al King Power Stadium, c'è Leicester Newcastle. E sapete che per me non è una partita banalissima, però, perché il bat c'è sempre, il Newcastle risponde benissimo e sulla falsa riga di quello che era successo contro il Tottenham a White Hart Lane va avanti 2-0. Spettacolo! Peccato che sulla falsa riga di quello che era successo a White Hart Lane il Leicester rimonti la partita. 2-2 e i fantasmi si vedono e si sentono. Stavolta però i ragazzi di Francesco hanno la forza, il carattere e la voglia
di rimettere la testa avanti e ci riescono, segnano un pesantissimo gol del 3-2 nel finale, centrando un'altra vittoria pesante, l'ennesima consecutiva in un momento stra positivo della stagione. Archiviate le prime 7 giornate, i bianconeri stanno facendo bene, perché sono stabilmente nella parte sinistra della classifica, stanno sfruttando qualche inciampo delle big, stile Leicester nel 2016, però bisogna avere un po' più continuità, e la vera risposta per capire quante ambizioni si potranno avere in questa stagione arriverà nelle prossime 2 partite, perché la prima è contro il Manchester United, la seconda contro il Chelsea, che momentaneamente è capolista. E la risposta che arriva da queste 2 partite non è positivissima, perché se contro lo United arriva un punto, tra l'altro che lascia ben sperare, contro il Chelsea forse si gioca la peggior partita fino a questo momento. Finisce 3-0 a Stamford Bridge, con i Blues che dominano in lungo e in largo. Una sconfitta che i ragazzi di Francesco si trascinano dietro, perché non riescono a battere nemmeno il Wolverhampton. Finisce 3-3 al St. James Park. Momento davvero complicato. Bisogna ripartire, serve una scossa, un qualcosa che ridia la fiducia che in questo momento il Newcastle sembra aver perso. E la Carabao Cup sembra un'ottima occasione. Si dovrà andare a giocare a Goodison Park contro l'Everton. Per carità, non sarà facile, ma è una gara secca e si sa, può succedere di tutto. Al 90esimo è 0-0. Il Newcastle forse rammarica qualcosina, perché effettivamente la prestazione c'è, però mancano i gol. Gol che però arrivano ai supplementari. Uno per tempo, finisce 0-2, e a sorpresa per quelle che erano le attese della vigilia, ai quarti di Carabao Cup ci va proprio il Newcastle. Per carità, è presto per dire che questo sia il momento che rilancia la stagione, ma sicuramente dà morale. Da oggi in poi arriveranno ben 6 vittorie consecutive, e se le prime 3, almeno sulla carta, possono sembrare banali, perché arrivano contro il West Ham, contro il Bournemouth e contro l'Aston Villa, il 30 novembre 2019 succede qualcosa di particolare e di molto importante. È la 14esima giornata di Premier League. A St. James Park arrivano i campioni in carica del Manchester City. Finisce 4-1 per il Newcastle. Botta pazzesca al campionato. Segnale pesantissimo a tutte le altre, soprattutto le big che stanno faticando, e anche a chi è al vertice in questo momento. È una vittoria che regala al Newcastle di Francesco il terzo posto in classifica, a meno 2 dal Manchester City secondo e a meno 3 dal Chelsea primo. Da questo momento in poi, chiaramente, le altre cominciano a guardare il Newcastle in modo diverso e di conseguenza adottano anche misure un po' più ferree per fermare i bianconeri, che vincono altre 2 partite, ma poi arriva una pesantissima sconfitta sul campo del Burnley e qui si interrompe la striscia di 6 vittorie consecutive. Come già successo in stagione, in un momento di difficoltà, arriva, un po' per caso, la gara di Carabao Cup. Questa volta siamo ai quarti di finale, quindi il palcoscenico comincia a diventare molto interessante. E anche l'avversario comincia ad essere un po' più serio degli altri. È il Manchester United, e vi ricordo che contro i Red Devils in campionato finì 1-1. Un punteggio che sembrava destinato almeno a durare fino al 90esimo in questo quarto di finale, in questa gara secca. Però, anzi, but, visto che siamo in Inghilterra, poco prima del fischio che avrebbe portato le squadre ai supplementari, arriva il 2-1 del Newcastle, che batte ancora una volta una big e si qualifica per le semifinali, perché si giocherà, vi ricordo, andata e ritorno, contro l'Aston Villa. Ma la vittoria contro lo United rilassa un po' l'ambiente. Arriva uno stop, un altro pareggio, una squadra, il Newcastle, che ha pareggiato un po' troppo in questa prima parte di stagione. Certo, un po' troppo per chi poi vuole ambire a qualcosa di grande. Per essere il Newcastle sta già facendo molto di più di quello che avrebbe dovuto e potuto fare. Arriva una vittoria per concludere col sorriso, almeno il girone d'andata, 1-0 sul campo del Crystal Palace. In questo momento, dopo un girone intero, la classifica recita: Chelsea 50 punti, Manchester City 48, poi al terzo posto ci sono 2 squadre. Una è il Tottenham, messa meglio per differenza reti, l'altra è il Newcastle, 45 punti. A 39, quindi un po' staccata, meno 6, c'è lo United. A 36 l'Arsenal, e poi voi direte: dov'è il Liverpool? Eccolo qui, settimo posto, 34 punti come il Leicester.
gli stessi punti, ma una stagione decisamente diversa, giustamente, perché il Liverpool è un po' la grande delusa, il Leicester invece sta facendo molto bene. Il mercato di gennaio potrebbe regalare qualcosa di importante, un po' perché bisogna sfruttare quei 16 milioni arrivati in estate, no? Dal mercato, che si vanno poi ad aggiungere a un budget delle inglesi che non è propriamente simile a quello del Bologna, per esempio. E come se non bastasse, un anello debole di questo Newcastle è un po' il centrocampo. Francesco se ne accorge e decide di fare un investimento, voi direte poco realistico, io vi dico con i controcoglioni. Arriva Arturo Vidal, che sceglie di sposare a gennaio 2020 un progetto interessante, perché il Newcastle sta giocando una buona stagione, anzi un'ottima stagione fino a questo momento, e il cileno è anche l'unico acquisto del mercato invernale. Thanks Ardic, perché comunque non è che sia costato 2 euro, anzi 2 sterline, perché siamo in Inghilterra. Il 2020 calcistico del Newcastle non parte bene, perché arriva un'eliminazione immediata in FA Cup. Al terzo turno, subito il Liverpool, la grande delusa per quanto riguarda il campionato, ma che in questa principale storica coppa inglese fa benissimo. Finisce in parità all'andata a Goodison Park, poi ad Anfield i Red Devils dilagano. Il girone di ritorno inizia in modo folle. Prima arriva una sconfitta per i bianconeri sul campo dell'Arsenal, all'Emirates, finisce 1-0, ma il Tottenham pareggia all'Leicester, 1-1. Se gli Spurs avessero vinto, sarebbero volati a più 3, ma hanno pareggiato e sono soltanto a più 1. E perché è così importante? Perché la domenica successiva il Newcastle vincerà in casa contro il Norwich, mentre il Tottenham perderà uno scontro diretto contro il City. E quindi, in questo momento il Newcastle controsorpassa gli Spurs, volando a più 2. Insomma, sarebbe il clima ideale per la 22esima giornata, ovvero per quella sfida diretta tra Newcastle e Tottenham, a Goodison Park dopo il 2-2 dell'andata. Eppure, il destino vuole altro. Il 22esimo turno, non soltanto questa partita, viene rinviato, si giocherà il 2 maggio, e viene rinviato presumibilmente per permettere a chi gioca in FA Cup e a chi gioca in Carabao Cup di affrontare le dovute partite importanti in questa fase della stagione nel modo più tranquillo possibile. E infatti la Premier tornerà con la 23esima giornata soltanto dopo la semifinale d'andata di Carabao Cup, che vede il nostro Newcastle impegnato sul campo dell'Aston Villa. La concentrazione rimane alta e il risultato dà ragione ancora una volta a Francesco. Finisce 1-2 in casa dell'Aston Villa. E allora, un piede e mezzo? Mezzo piede? Fate voi, è già in finale. Ma se ne riparlerà. Perché prima è il momento di tornare a giocare in Premier, finalmente, perché il Newcastle in questo momento ha voglia di sognare e di giocare in campionato. È la 23esima, è Watford-Newcastle, finisce 0-2, tutti a casa e ancora 3 punti pesanti. 3 che non è un numero casuale, perché 3 giorni dopo si gioca il ritorno della semifinale di Carabao Cup, in casa contro l'Aston Villa. Dopo il 2-1 dell'andata, finisce 3-0. Il Newcastle è in finale di Carabao Cup. E volete sapere chi affronterà? Proprio il Tottenham, che in questo momento della stagione è un po' la grande rivale per la zona Champions, per il terzo posto, magari il secondo. Insomma, vedremo. Non si pensa allo scudetto, non ancora. La 24esima giornata mette di fronte Newcastle e Liverpool, una gara che in campionato aveva dato ragione al Newcastle all'andata, ma che in Coppa, in FA Cup per la precisione, aveva dato ragione ai Reds. E quindi questa è un po' la bella, no? Se volessimo. È una gara sicuramente sentitissima e che gli ospiti cominciano alla grande. Segnano una volta e segnano anche la seconda. Il primo tempo finisce 0-2. Poi succede qualcosa di particolare. Il Newcastle in stagione, in 2 partite, vado a memoria, si era trovata in una situazione di 2-0. Entrambe le volte a favore ed entrambe le volte era stata rimontata. Mai aveva rimontato. Però si viene da un 3-0 alla Aston Villa, da una qualificazione in finale di Carabao Cup. Si sta giocando una stagione talmente positiva che il morale e gli attributi fanno sì che nella ripresa un doppio Richarlison e un pesantissimo Arturo Vidal ribaltino la situazione. Finisce 3-2 per la squadra di Francesco. Vittoria al Cardiopalma e vittoria pesantissima.
Non si pensa al titolo nemmeno se questa giornata è stata utile, oltre che al cardiopalma, per arrivare a meno 3 dal Manchester City e quindi rosicchiare due punti di base. E non ci si pensa nemmeno dopo il 4-1 rifilato al Brighton. Ci si comincia a pensare paradossalmente dopo un pareggio in casa contro le Foxes, contro il Leicester per 1-1. E ci si pensa perché il City perde il derby contro uno United che in questo momento è addirittura fuori dalla zona Champions, ma che ha la forza di vincere contro i rivali storici, e quindi è meno 2. Bene, adesso si fa sul serio. Le prossime due gare di campionato saranno contro United e Chelsea, neanche a farla apposta. In mezzo ci sarà la finalissima di Carabao Cup contro il Tottenham. È la 27esima giornata, si parte da Old Trafford. In casa del Manchester United, il Newcastle di Francesco segna 4 gol, ne subisce uno ed espugna uno degli stadi più importanti nella storia del calcio. Vince con un risultato pazzesco. Lo stesso rifilato al City all'andata, prima di affrontare il Tottenham in una finale che sarà a senso unico. 2-0 ancora a favore degli uomini di Francesco, che alzano il primo trofeo stagionale, sognando il secondo, che a questo punto potrebbe, perché no, essere davvero la Premier League. Perché comincio a sbilanciarmi così? Perché nel pomeriggio della 28esima giornata, tra Newcastle e Chelsea, finisce 1-0, con un gol, tanto per cambiare, di Richarlison. Adesso il Chelsea non è più la capolista della Premier League. Adesso la capolista è il Manchester City. Segue il Newcastle a meno 2, a pari merito con il Chelsea. Poi c'è il Tottenham al quarto posto. Mancano 10 partite alla fine del campionato e ci sono ancora due scontri diretti. Uno in trasferta, all'Etihad contro il City, che in questo momento sa un po' di sfida a scudetto. L'altro in casa, il 2 maggio, ricordate? Contro il Tottenham. Dalla 29esima alla 32esima arrivano 4 vittorie di fila, le stesse che confeziona anche il Manchester City. E quindi la situazione alla 33esima, nella bolgia dell'Etihad, resta invariata. Il City è sempre a più 2. Il Newcastle segue e ha intenzione di espugnare lo stadio dei campioni in carica, che però vanno in vantaggio con un gol di Sterling nel primo tempo. In questo momento il City è a più 5, in questo momento la Premier è praticamente chiusa. Poi però Ritchie pareggia nella ripresa e Richarlison fa 2-1. Clamorosamente il Newcastle vince anche al ritorno contro il Manchester City. 2 successi in 2 partite contro i campioni in carica, contro quelli che erano la capolista e che oggi non lo sono più, perché il Newcastle dopo 33 partite di campionato è per la prima volta capolista a più 1. Adesso c'è da tenere per forza, mancano 1, 2, 3, 4, 5, 6 partite, tra cui una, chiaramente, è proprio quella contro il Tottenham. Si parte bene, perché si batte lo Sheffield nel pomeriggio della 34esima giornata per 4-0. E poi eccoci qui. È il 2 maggio 2020. È Newcastle contro Tottenham. Una notte che ha il sapore di ultimo scoglio prima del titolo. Perché poi si giocherà in trasferta contro il Southampton, in casa contro il Burnley, ancora in trasferta contro l'Everton e infine il 24 maggio in casa contro il Crystal Palace. Per carità, gare da vincere, gare da giocare e da vincere, ma di un'altra portata e di un livello più da Newcastle. Quella contro il Tottenham è stata la prima grande partita della stagione del Newcastle, nonostante poi arrivò una beffa, finì 2-2 a White Hart Lane. È stata anche la notte che ha regalato il primo titolo stagionale al Newcastle, ma il calcio, si sa, è imprevedibile. E nella notte del St. James Park, il Tottenham espugna la casa del Newcastle e vince 1-0. In questo momento il Manchester City torna al comando della classifica a più 2. E questo è un momento davvero difficile. Nel giro di 2 settimane neanche, praticamente 10 giorni, si è passati dal possibile paradiso al possibile inferno. Fortunatamente il calcio offre sempre la possibilità di rifarsi. E infatti il Newcastle si rifà. Vince 3 partite, come il Manchester City. Ed eccoci giunti alla 38esima giornata. Quella che poteva e che può ancora regalare il titolo al Newcastle, a patto che il City non vinca la sua partita. Basterebbe un pareggio, per la verità, perché poi a pari punti il Newcastle è messa meglio sia per differenza reti che per scontri diretti, come sapete.
fa il suo dovere. La squadra di Francesco vince 3-0 contro il Crystal Palace. Però non basta. Non basta perché vince anche il City la sua partita. E a far festa sono i ragazzi di Guardiola. Per il terzo anno di fila sul tetto d'Inghilterra. Campioni con la corona del Regno Unito. Con un Newcastle che ha sognato fino all'ultimo secondo, ma che si è dovuto arrendere. Forse alla supremazia dei big, di chi ha dimostrato di essere più forte. E perché non si può sempre vincere. Certo che perdere in questo modo un campionato fa davvero male. Per quei 90 minuti buttati contro il Tottenham, o forse per qualche pareggio di troppo in stagione, non lo sappiamo. Però, visto che io amo sempre guardare il bicchiere mezzo pieno, va detto, e l'ho detto anche a Francesco, che comunque il Newcastle non ha vinto la Premier League, ma dopo anni è tornato a giocare la Champions League, perché si è qualificato per la fase a gironi. E allora forse anche la seconda stagione meriterà di essere raccontata.